Buonasera e benvenuti a Incontri d'estate 2021. Siamo nella splendida cornice di Palazzo D'Amico a Milazzo, terza trasmissione che registriamo proprio qui a Milazzo, in questa prestigiosa sede. E la quarta invece trasmissione di Incontri d'estate 2021, la prima si è tenuta a Messina. Incontri d'estate 2021, iniziativa promossa e fortemente voluta dalla Camera di Commercio di Messina, di cui ringraziamo l'intera giunta e il suo presidente Ivo Brandina. Bene, questa sera in questa trasmissione parleremo del porto di Milazzo, un porto da vivere e non soltanto da transitare. Ne parliamo con i miei ospiti di studio che adesso vado a presentarvi, ne parliamo con Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, benvenuto Esposito. Ne parliamo con l'esperto ed operatore del turismo Totò Scalisi, benvenuto Scalisi. Buonasera a tutti. E ancora con noi in studio Ivo Brandina, presidente della Camera di Commercio di Messina. Grazie, un saluto a tutti. Giorgio Palmucci, il presidente dell'agenzia Enit, l'ente nazionale italiano del turismo, benvenuto a Milazzo Palmucci. Grazie mille. E ancora con noi il padrone di casa, il sindaco Pippo Midili. Benvenuto sindaco. Grazie, buonasera. Il sindaco purtroppo ci ha avvisato che ad un certo punto, per motivi istituzionali, per impegni sopravvenuti, dovrà lasciarci nel corso della trasmissione. Quindi si senta libero di lasciarci in qualsiasi Grazie. Momento. Benissimo, allora io direi innanzitutto, visto che parliamo del grande potenziale di questa città, di questo porto che deve trasformarsi da un luogo di passaggio di transito a un luogo in cui la gente venga anche per restare, per visitare, chiedo alla regia di mandare in onda un contributo video che abbiamo avuto, un contributo video che si chiama To Milazzo with Love, un contributo video realizzato da Francesco Romagnolo. Prego regia. Ragazzi sveglia, siamo arrivati a Milazzo. Da qui ci si imbarca per le Isole Eolie. Imbarcare? Eh certo, che voleva arrivarci in macchina alle Isole Eolie. Ragazzi, voi tirate giù i bagagli che io vado a prendere i biglietti dell'aliscafo. Ok, non partire senza di noi. E non guardare le belle ragazze come al solito. Oh sì, mi scusi. Le Eolie, direzione? Eccomi ragazzi. Pensavamo fossi partito senza di noi. In un certo senso. Come? E allora questi biglietti si parte? Eccoli, ma non si parte adesso. E quando? Fra 2 giorni. Come sarebbe tra 2 giorni? Alle Isole Eolie andremo tra 2 giorni. Ma prima visitiamo Milazzo. Questa è l'entrata del castello di Milazzo. Dovete sapere che Milazzo si estende per 6 km nel Mar Tirreno e nella sua estremità c'è la piscina di Veneto. È questa? Sì, sì, è proprio quella. È facile raggiungerla. Non credo ai miei occhi. Ma è ancora più bella che in foto. Salti tu, salto io. L'ho già sentita questa frase e non è finita per niente bene. Ah!
è ufficiale. Siamo in paradiso. Forza ragazzi, chi si tuffa per primo? Questa è la famosa granita con brioche. E sapete come si chiama questo? Il tuffo. Del ghiaccio per colazione? No, grazie, io vado per il solito cappuccino. Assaggia. No. Assaggia. Una fragola e panna anche per me, grazie. Che acqua ragazzi, sembra una piscina. Sai cosa mi piace di Milazzo? Cosa? Che non è né il paesino troppo piccolo e palloso, ma neanche la città troppo grande e caotica. A te cosa piace invece? A me piaci tu. Ragazzi, bagnetta a mare. Niente male come inizio vacanza. Ragazzi, mi promettete una cosa? Cosa? Dobbiamo preoccuparci? Promettere cosa? Che al ritorno dalle Eolie faremo nuovamente tappa a Milazzo. Veramente a visitare Milazzo e quindi è giunto il momento realmente di superare la dimensione di Milazzo intesa soltanto come luogo di transito per visitare le Eolie. Milazzo, lo hanno raccontato questi quattro amici in vacanza, non può che incantare con la sua semplicità chi si trova anche solo per caso a visitarla. Con il suo mare, con le sue acque cristalline, le spiagge, la natura, con i suoi colori e con i tanti profumi che la terra può ovviamente trasmettere a chi la visita. Sindaco Miedili, io le chiedo a questo punto, abbiamo visto delle bellezze pazzesche di questa terra, perché Milazzo da sempre è considerata soltanto invece come una città di passaggio, come il porto per le isole, e soltanto pochi turisti decidono di venire direttamente per soggiornare in questa splendida terra? Beh, diciamo che il turismo non è mai stato il piatto forte della nostra città, una scarsa ricettività, una scarsa visione delle potenzialità che ha questa città, il fatto di essere abituati a tanta bellezza come se fosse una cosa che si trova un po' dappertutto, questo in qualche modo ci ha penalizzato. Il fatto di guardare anche alle isole Eolie come fosse meta turistica per noi, piuttosto che invece una possibilità da sfruttare insieme alle isole Eolie per poter fare turismo. Tutta una serie di situazioni che oggi chiaramente i giovani della nostra città, l'imprenditoria giovanile della nostra città guarda in maniera diversa
per fortuna, è questa video storytelling che abbiamo messo fuori grazie a Francesco Romagnolo, che è un milazzese doc che ha un gran nome nel mondo del video amatoriale ma anche del video professionale, ci dà l'idea di come abbiamo intenzione invece di sfruttare questa nuova ripartenza che ci sarà di turismo, attraverso i canali digitali ma anche attraverso quelli che sono gli strumenti più idonei per raggiungere i turisti che nei prossimi anni sceglieranno la Sicilia come meta, e credo che saranno veramente tanti, così come sono stati tanti proprio in queste settimane di periodo Covid. Il fatto di immaginare il futuro come possibilità turistica chiaramente ci dà degli spunti notevoli, perché abbiamo una bellezza tutta da scoprire a pochi metri, tra virgolette chiaramente, dalle Isole Eolie, ma a pochi metri anche da Taormina, da Tindari. Immaginarci come punto propulsore, perché questo dobbiamo diventare, punto propulsore di una Sicilia da visitare in 10 giorni, con un punto di riferimento che può essere Milazzo, che come si diceva nel video non è grande ma non è neanche piccola, è terraferma ma è anche mare, certamente ci può dare una dimensione di turismo importante all'interno di un pacchetto che va venduto e che comprende Milazzo, comprende le Isole Eolie, comprende Taormina, comprende Tindari, comprende Montalbano e Licona, comprende tutta una serie di realtà che sono veramente a pochi metri da noi e che possono essere vissuti con un punto di riferimento fermo che io immagino possa essere la nostra città. Grazie, grazie al Sindaco Medili, ricordiamo che tra poco ci lascerà, continuiamo la nostra trasmissione, continuiamo con il Presidente della Camera di Commercio di Messina, Blandina. Blandina, secondo lei quali iniziative si possono mettere in campo proprio come Camera di Commercio per cercare di favorire un'integrazione e sviluppo, io penso ai settori nautici, quelli che sono connessi al turismo, e anche per potenziare l'offerta e la qualità dei servizi turistici locali, che in alcuni casi riceve anche non poche lamentele. La nautica da diporto, il turismo per mare hanno registrato negli ultimi anni un trend di crescita significativo, è cresciuta anche l'offerta di posti barca, seppur in maniera un po' così non programmata, e quindi su iniziative spontanee degli imprenditori sono create le condizioni per ricevere le barche in transito. Ma parliamo di barche in transito perché dal punto di vista nautico ovviamente la meta è rimane l'arcipelago delle Eolie, quindi cercano un porto tranquillo, un porto rifugio per rifornirsi, per avere un appoggio sicuro, per essere collegati, diciamo, con la viabilità, con i mezzi di collegamento che permettono di imbarcare e sbarcare gli ospiti a bordo, ma sostanzialmente anche Milazzo è sempre il porto delle Eolie, ancora non è una destinazione dal punto di vista nautico, può diventarlo ovviamente, può diventarlo attraverso la creazione di un'offerta integrata, e può diventarlo anche in funzione dello sviluppo di una cantieristica che costruisce imbarcazioni oltre a fare riparazioni e refitting, che obbliga i nuovi armatori a stare qualche giorno a Milazzo e quindi utilizzare una base capace di accogliere anche a terra gli ospiti delle imbarcazioni. No, l'idea che si può portare avanti, giusto perché si innalzi il livello complessivo di servizio, ne abbiamo parlato proprio col sindaco, è quello di sfruttare, di utilizzare la parte più interna del bacino portuale, il porto storico, che in questo momento accoglie diverse attività senza anche quelle sviluppate senza una programmazione vera. Pensate che oggi è partita una nave che ha scaricato 16.000 tonnellate di acciaio, tra l'altro una media di resa giornaliera da porto del nord Europa, proprio perché bisogna sgombrare subito sia l'ormeggio che le aree a terra dove si fa lo stoccaggio temporaneo. E poi c'è appunto il transito di 1 milione di passeggeri, diverse decine di migliaia di mezzi commerciali che raggiungono le Eolie e anche Napoli, e le mini crociere e tutti quelli che sono i battelli di servizio
per l'assistenza alle navi che vanno ai ponti della raffineria. Quindi si pretende troppo, diciamo, da poche migliaia di metri quadri di uno specchio acqueo che invece deve essere razionalizzato e utilizzato per quello che serve. La prospettiva è di liberarlo dal traffico commerciale e industriale, perché a breve sarà pronto, ultimato il pontile a Giammoro, e quindi si possono recuperare spazi. L'idea di un porto turistico da 500-600 posti barca nel cuore della città può far cambiare anche in questo settore la percezione che Milazzo sia una destinazione turistica e non solo un rimessaggio in acqua o un posto di transito. E per farlo ci vuole la volontà del sindaco, che ha già espresso, perché la pianificazione fatta dall'autorità di sistema portuale ancora non si conosce quali saranno le linee che vorrà dettare, però nell'ambito del porto storico, nella parte più interna, che l'interconnessione tra porto e città, è evidente che la volontà della comunità espressa dal sindaco ha un peso determinante. Si potrebbe seguire l'esperienza fatta in altre realtà, penso a Savona, la vecchia Darsena è stata adibita a diporto e accoglie diversi operatori in un regime, diciamo, di partecipazione consortile, quindi una società consortile di capitali che ha fatto questa operazione, quindi ogni operatore ha il suo spazio, ogni operatore non teme la concorrenza del vicino, perché sono tutti all'interno di un unico sistema che si propone in maniera efficiente, in maniera economica, con un livello di servizio elevatissimo, a un'utenza che è sempre più attenta a tutti gli aspetti, diciamo, legati alla ricettività delle imbarcazioni da diporto, non ultima la sostenibilità ambientale. Quindi questo, diciamo, è un tema sul quale vorremmo continuare a confrontarci con gli operatori economici e con l'amministrazione, la Camera di Commercio in questo senso, anche attraverso l'associazione che esprime Assonautica Provinciale, può fare da trade union proprio per il mondo produttivo, in un confronto ovviamente istituzionale corretto con la città e quindi col sindaco. Questo è un tema sul quale vorremmo ovviamente portare avanti un progetto comune. Torneremo su questo aspetto che ha toccato la Marina da Diporto, ma io ora vorrei chiedere a Palmucci. Palmucci, il video che abbiamo visto prima è un video che fa riflettere. Ecco, le chiedo, si potrebbe proprio partire dal iniziare a valorizzare e anche a capitalizzare quello che abbiamo, i nostri innumerevoli attrattori, che ricordiamo non sono soltanto, come spesso erroneamente si pensa, le grandi città d'arte, però attrattori per il turismo possono essere anche i borghi, i parchi, un'area marina protetta, come ne abbiamo parlato durante un'altra trasmissione, il nostro cibo, le tradizioni, la nostra cultura? Assolutamente sì, cioè, quello che dobbiamo pensare è, come ha detto prima il sindaco, noi molto spesso consideriamo scontate le cose che abbiamo, mentre invece nella realtà dei fatti, quando si guarda e quando si visitano anche altri paesi, ci si rende conto di quella che è la ricchezza che ha il nostro paese. Per cui una regione come la Sicilia, io sono rimasto molto colpito anche dal video che abbiamo visto, perché si è visto come appunto Milazzo, che è uno esempio, ne abbiamo così tanti in Italia, ma è un esempio che da tenere in considerazione. Vedendo quel video ti viene veramente voglia di fermarti a Milazzo prima di andare alle Eolie, e non dico che deve essere quindi una concorrenza tra una destinazione e l'altra, ma è un qualcosa in più, per cui una destinazione come Milazzo, che è stata considerata soltanto un porto, soltanto un momento di passaggio in attesa della visita della destinazione scelta, ma nella realtà dei fatti può dare veramente di più. E quindi è proprio per questo che come Agenzia Nazionale del Turismo noi collaboriamo e lavoriamo proprio con le regioni e con le istituzioni anche locali, proprio perché dobbiamo andare a raccontare il nostro paese in tutte le sue sfaccettature, fare in maniera tale che il nostro paese sia sempre, ok, ce lo sentiamo dire tutti i giorni, la destinazione, il paese più desiderato nell'immaginario collettivo, tutti vogliono venire in Italia,
però fare in modo che appunto poi l'Italia venga scoperta 365 giorni all'anno e si possa scoprire tutto quello che il nostro territorio può dare. Io sono arrivato stamattina, sono andato a pranzo in un piccolo ristorante e già quello che ho assaporato della cucina locale è un qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo visto della riserva marina, a quello che abbiamo visto del castello. Quindi ci possiamo veramente unire quella che è in una destinazione abbiamo così tanta offerta turistica, tanto prodotto turistico da raccontare, e questo è il futuro del turismo del nostro paese. Grazie Palmucci. Esposito, lei può darci qualche dato, qualche indicazione che ci possa far capire anche qual è il potenziale economico oggi della città di Milazzo? Alziamo un po' il velo sullo sviluppo di Milazzo. Non molti sanno che Milazzo nella provincia di Messina è il secondo comune per peso economico. Certo viene al primo posto in termini di valore assoluto per quanto riguarda la produzione di beni e servizi Messina, il secondo posto è Milazzo. Milazzo, evidentemente fatta la debita proporzione rispetto a Messina, produce circa il 18% diciamo, del valore aggiunto rispetto al comune di Messina, ma se prendiamo i dati in termine pro capite, cioè dividiamo la ricchezza prodotta per il numero di abitanti, vediamo che Milazzo conserva la sua posizione di secondo posto, viene dopo Taormina in termini di redditi pro capite, e fa circa il 27% in più del reddito pro capite di Messina, del comune di Messina. Ma quindi un comune che sembrerebbe molto sviluppato diciamo, da questo punto di vista, però alziamo il sipario e vediamo che una parte consistente di questo reddito va attribuita ad una, come dire, voltura di sguardo. Il video ci ha fatto vedere la riviera di Ponente, ma in realtà se noi guardiamo a Levante vediamo nella bella marina di Milazzo lo stabilimento, la raffineria. Bene, la raffineria a Milazzo produce in termini di reddito circa il 25% del reddito complessivo che si produce a Milazzo. Se andiamo soltanto sul settore privato, diciamo addirittura arriva a un terzo, però occupa sostanzialmente dei valori molto bassi di persone, perché evidentemente la raffineria per sua modalità produttiva è una modalità produttiva che non lascia tantissimo sul territorio, perché trasforma e poi esporta, e infatti vediamo che l'occupazione della raffineria è di circa il totale dell'occupazione del comune di Milazzo è 8%, 25% di valore aggiunto prodotto, larga parte del quale per le caratteristiche della produzione viene poi esportato in altri contesti, 8% di occupazione. Ma in realtà se noi vediamo sempre la struttura produttiva di Milazzo, abbiamo parlato adesso di turismo, però prendiamo le prime cinque imprese a Milazzo che fanno circa il 50% del valore aggiunto della produzione di Milazzo, queste cinque imprese occupano circa il 17% delle persone di Milazzo. Allora, perché ho dato questi dati che evidentemente sono due spunti molto semplici, andrebbero argomentati, per dire che probabilmente bisogna ragionare su di un modello di comune che lasci più valore aggiunto sul territorio, che quindi attivi una filiera sul territorio del comune, che crei uno sviluppo un po' più in una logica di tipo endogeno. Perché questo tipo di attività, peraltro molto importanti, però sono attività che per loro natura riescono ad attivare poco di sviluppo. E allora, qui mi focalizzo solo su due punti. Uno è sicuramente il fatto che Milazzo, sempre tenendoci, non entro nel campo turistico, ma nel settore della trasformazione manifatturiera, è parte della ZES, quindi della zona economica speciale della Sicilia orientale. Questo rappresenta, da poco costituita, rivista, in realtà ha avuto diverse traversie, tutta la vicenda ZES del Mezzogiorno, però diciamo attualmente si presentano delle condizioni anche alla luce delle trasformazioni normative che sono state fatte, interessanti per cercare di attivare attraverso la ZES un discorso più ampio di filiera. L'altro è quello del neocostituita area marina protetta, perché anche l'area marina protetta su un altro versante
ma in collegamento con gli aspetti di ordine produttivo, può attivare, diciamo, quegli aspetti di sinergie, quindi di filiera, che possono consentire di passare ad una forma di sviluppo che evidentemente non può mai prescindere da contributi che vengono dall'esterno, ma che insieme con il tema della portualità di cui si è discusso e di cui di attivazione turistica, che il video ben ci ha rappresentato anche nelle sue immagini, consentono sostanzialmente di riportarci a uno dei due simboli della città di Milazzo. Uno dei simboli della città di Milazzo è l'aquila, l'aquila sveva normanna, che è lo stemma, diciamo, del comune. L'altro simbolo è lo scarabeo. Lo scarabeo dagli egizi indica rinnovamento, cambiamento, eccetera. Quindi probabilmente anche attraverso le risorse che si stanno attivando su diversi progetti si può attivare un cambiamento, una trasformazione della struttura produttiva locale che sia più autosostenuta attraverso un'attivazione virtuosa tra manifattura, ambiti culturali e turismo, e quindi alla fine consente di lasciare molto più valore aggiunto sul territorio e di fare molto più occupazione e quindi sostanzialmente di fare più sviluppo reale di questa splendida città. Grazie. Grazie, è sempre un piacere sentire i numeri che riesce l'Istituto Tagliacarne a raccontarci. Doveva essere in trasmissione con noi anche Francesco Benevolo. Francesco Benevolo è il direttore operativo di RAM SPA, RAM sarebbe la già rete autostrade mediterranee. Abbiamo un suo contributo video, perché purtroppo per impegni che aveva domani mattina a Roma non ha potuto raggiungerci questa sera. Chiedo alla regia di mandare subito in onda il suo contributo. Buonasera. Volevo augurarvi un buon lavoro, purtroppo non sono riuscito a essere lì con voi, però i temi che affrontate sono sicuramente molto interessanti. Il porto di Milazzo ha un grande potenziale, in particolare per il turismo, ma non solo, i progetti di sviluppo locale che so che affronterete sono certamente un buon volano per promuovere lo sviluppo di quest'area e per promuoverla anche dell'intera Sicilia. Il tema della blue economy, come sappiamo, è importante. Le camere di commercio peraltro non perdono occasione di ricordarcelo nei loro rapporti annuali, di come appunto il ruolo della blue economy sia fondamentale per lo sviluppo del territorio. Il turismo e la produzione, attività di produzione, vedono nella logistica, nel trasporto delle merci, un importantissimo veicolo per lo sviluppo. Senza trasporto, senza logistica, senza mobilità, senza infrastrutture sostenibili, certamente il turismo viene penalizzato, ma anche l'intera attività di produzione e di esportazione e importazione. Per cui il tema del trasporto diviene certamente un tema strategico per l'intero territorio. La Sicilia poi vede nella blue economy, nelle autostrade del mare, nel trasporto marittimo, nei suoi porti, nelle sue autorità di sistema portuale, degli attori, dei protagonisti per i percorsi di sviluppo che si vogliono intraprendere, anche a livello di inquadramento strategico europeo. Ricordiamo che è in corso il processo decennale di revisione dei corridoi TEN-T, quindi delle reti transeuropee di trasporto. A novembre, terminati bilaterali tra Commissione e Stati membri, verrà proposta la prima forma legislativa di revisione delle reti TEN per i prossimi 10 anni, che peraltro, come sappiamo, influenzerà i bandi già a partire dal 2024. A settembre, inoltre, ci sarà il bando europeo CEF per il finanziamento di progetti nell'ambito delle reti TEN, anche se nella vecchia configurazione. Il ministro Giovannini, poi il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sta lavorando moltissimo sull'autorità di sistema portuale, sulla conferenza nazionale di coordinamento per rilanciare i progetti coordinati in ambito marittimo e di sostenibilità della logistica marittima. E anche il PNRR contiene importanti novità di inquadramento di cui sicuramente potrà beneficiare l'intera regione Sicilia e i suoi singoli territori. Da ultimo, il Ministero promuove, come sapete, politiche di incentivazione per una migliore e più sostenibile e più efficiente logistica anche marittima, ma non solo. Penso al mare bonus che viene prorogato fino al 2026, penso al ferro bonus, agli incentivi agli investimenti, a tutte quelle forme di incentivazione che insieme alle politiche infrastrutturali consentono di inquadrare progetti di sviluppo locale
e di dare quindi più possibilità di crescita ai singoli territori. Ecco, questo è l'auspicio che io do a tutti voi, anche lì a Milazzo e tutta la Sicilia. Teniamo conto dei processi europei in corso, dei processi nazionali di infrastrutturazione e di investimento, promuovete e promuoviamo, noi anche vi faremo certamente da sponda, progetti di sviluppo locale per un miglior e più efficiente e più sostenibile turismo, per rilanciare la produzione, l'occupazione e i buoni lavori, e quindi all'interno di questo contesto valorizzare tutto ciò che la blue economy, il trasporto e la logistica sostenibile possono dare per la crescita dei territori. Buon lavoro a tutti, allora qui da Roma e a presto. Ringraziamo Francesco Benevolo, ma io prima di continuare ad andare avanti e passare la parola a Totò Scalesi vorrei sentire da Ivo Blandina, perché non è solo, come sapete, presidente della Camera di Commercio di Messina, ma anche un altro ruolo, quello principale, che è di presidente di Confindustria Messina, un commento sui dati che ovviamente ci ha dato Esposito, perché qualche dato secondo me mette un pochino in negativo, forse in risalto, il sistema della grande industria. No, i dati sono corretti, anche la lettura che ha fatto il professor Esposito, solo che manca un collegamento tra quello che produce in maniera diretta, anche in termini di occupazione, la raffineria, ma anche A2A, il laminatoio di Duferdo, insomma la grande industria, le ricadute indotte sugli altri comparti produttivi. Ora, prima il sindaco parlava della mancanza degli alberghi, che ci fa ricordare, a Milazzo c'era l'Eolian, che era un casermone per un altro albergo grande in Piazza Anastasi, di cui non ricordo il nome. Cioè, grandi alberghi sono spariti perché non rispondevano più, diciamo, alle esigenze del mercato, e invece sono cresciuti i piccoli alberghi. È un fenomeno, l'accoglienza, la capacità ricettiva di Milazzo è in crescita negli ultimi 10 anni, un trend in salita costante. Questa capacità ricettiva, e quindi, ma anche altri settori, la ristorazione, il terziario in genere, beneficiano dell'effetto della presenza, dovuta alla presenza dei grossi poli industriali, del grosso polo industriale della Valle del Mela, perché è tutto complementare, anzi tutto interdipendente. Cioè non esiste la possibilità di reggere in questo momento le attività, un'attività nel settore turistico a Milazzo, se non in dipendenza dalla presenza dei tecnici, di tutti i lavoratori che vengono. È stata ultimata una fermata per investimenti sugli impianti, e quindi questo comporta, diciamo, un riflesso assolutamente positivo su tutti gli altri settori produttivi. C'è da dire che gli investimenti che non vanno poi non si vedono immediatamente nei fatturati e nemmeno nell'occupazione, gli investimenti sono tutti in direzione della sostenibilità e della mitigazione degli impatti, e quindi finché è possibile, finché si riuscirà con la tecnologia che avanza a mantenere i livelli emissivi, l'impatto ambientale entro limiti, non solo entro i limiti di legge, ma anche oltre quelli nel prossimo futuro, dobbiamo sperare che un cambiamento del tessuto produttivo economico di quest'area, diciamo, sia avvenga con maniera dolce, senza determinare, diciamo, la perdita di produzione di valore. A2A investirà 450 milioni nella riconversione degli impianti, Duferco farà un investimento su un impianto fondamentale per la sicurezza elettrica in Sicilia, un impianto che si chiama Peaker, che serve a coprire i buchi, ovvero l'eccesso di domanda dell'energia sulla rete quando da fonti rinnovabili non si riesce a switchare e ottenere più potenza. Quindi teniamocela buona questa grande industria, determina disagi, determina impatti, però dobbiamo considerarlo assolutamente un patrimonio, diciamo,
capitale sociale per quest'area, senza quello non riusciremo assolutamente a far crescere nemmeno il turismo, renderlo veramente un'industria capace di assorbire occupati e creare valore per il territorio. Ecco, grazie per questa precisazione. Scalisi, abbiamo detto che bisogna pensare a una riqualificazione di quest'area portuale, dove se andiamo a passeggiare oggi vediamo tanti spazi che sono oramai dismessi. Milazzo potrebbe diventare anche un luogo attrattivo. Abbiamo visto questi quattro ragazzi nel video che per caso arrivano a Milazzo e poi in un pezzo del video si vede anche che si divertono la sera, quindi che hanno fatto capire che a Milazzo ci può essere anche quella che viene definita la movida, ci possono essere anche dei momenti di divertimento. Ecco, Milazzo potrebbe diventare, non lo so, lancio un'idea, anche se è un momento particolare questo per il distanziamento del Covid, potrebbe diventare una città veramente attrattiva per i giovani, una città della notte, concerti, spettacoli. Beh, certamente da questo punto di vista in questi ultimi 10-15 anni tutta l'area sotto il castello, le stradine sotto il castello sono state caratterizzate da questa, diciamo, moda della movida che un po' ha invaso quasi tutti i centri storici delle nostre città, del nostro paese e non solo del nostro paese. Il tema è, in un momento in cui veniamo da questa dopo pandemia, speriamo che sia dopo, nel senso che non si verificano gli eventi negativi che ci sono stati rappresentati, e ci avviamo verso un nuovo tipo di turismo esperienziale sempre più individuale, che si muove però paradossalmente negli stessi tempi spesso, perché non è destagionalizzato, quindi a un pullman di 50 abbiamo sostituito 25 auto a noleggio, perché poi sempre 50 persone si spostano. Allora, in questo nuovo sistema i giovani sono come gli anziani, le due categorie che sono libere dal tempo, perché chi ha i bambini che vanno a scuola c'ha un calendario rigido, non si può muovere, quello è, e quello non c'è niente da fare. Chi invece ha la disponibilità di tempo sono i giovani e gli anziani. Allora, una città che vuole accogliere i giovani non solo deve avere gli spazi come quelli della movida, del buon cibo, dei beni culturali, del mare, eccetera, che sono le precondizioni, ma deve avere anche attenzione all'intrattenimento, perché l'intrattenimento, io vorrei che qualcuno si ricordasse, negli anni 60 c'erano città della Sicilia ricche di discoteche, non ne abbiamo più, o quasi. Ne possiamo contare sulle dita di una mano. I giovani degli anni 60 e 70 hanno goduto di più attività di intrattenimento di quanto non ne stiano godendo i giovani di oggi, e paradossalmente la movida è un modo alternativo ad un intrattenimento che non c'è più come offerta. Allora, un'area come quella di Milazzo, che ha uno spazio immenso nel suo porto, che potrebbe essere destinata a mega concerti, perché non ha senso portare un mega concerto in un teatro greco, anche perché, come ci siamo detti in qualche altra occasione, qualche volta il turismo distrugge ciò che lo produce, ciò che lo fa nascere. Il teatro greco deve essere un luogo che deve essere rispettato e che non può essere aperto a migliaia e migliaia e migliaia di persone che magari solo con la loro presenza possono fargli danno. Al contrario, noi abbiamo qui un'area come quella portuale di Milazzo che in alcuni periodi può essere utilmente utilizzata. Allora questo darebbe lo spunto, sì, a un turismo giovanile diverso, in cui la fruizione del territorio non è consumo, ma diventa vera fruizione. Perché noi dobbiamo stare sempre attenti al consumo e alla fruizione. Sono due modi di intendere l'utilizzo del territorio e del tempo importanti, e dobbiamo essere capaci di fare una proposta. Non c'è in questo momento uno spazio destinato ai giovani, non c'è una città che si sia candidata ad accogliere i giovani di tutta Europa, non c'è una città che possa offrire quello che qui, come mix, partendo anche dal fatto che ce lo ricordava il sindaco, da Montalbano a Elicona alle Eolie, da Tindari ad altre località, sono tutte a portata di mano, si possono quindi fruire con facilità. Ovviamente, e concludo, non la voglio fare lunga, non è che tu fai diventare una zona o una città una destinazione girando l'interruttore della luce.
non è così semplice purtroppo, bisogna lavorare con costanza, con impegno, con fatica, e bisogna ricordarsi che come in un sistema e come in un pianoforte non si può suonare solo un tasto, non è solo la nautica, non sono solo i giovani, non sono solo il cibo, non sono, ma tutte queste cose devono camminare insieme. E il tema dell'intrattenimento in un'area come quella milazzese, secondo me, è un tema importante. Ultima riflessione. È come se da Messina a Capodorlando questa parte della Sicilia fosse in ombra. Se guardate la zona dello Ionio, Taormina, Giardini, Le Toianni, cioè hanno una storia turistica di un certo tipo e probabilmente hanno una capacità ricettiva inferiore a quella che c'è da Messina a Capodorlando. Allora questo essere in ombra è un altro degli elementi che non aiuta lo sviluppo turistico di questa zona, e Milazzo subisce anch'essa questa ombra proprio perché poi viene vissuta solo come località di transito. Complimenti a chi ha fatto quel video, perché ci ha ricordato che tra i nostri consumatori, virgola, turisti, virgola, cittadini temporanei, ci sono anche i giovani che hanno diritto di trovare le cose che gli interessano. Grazie Scalisi, però l'ultima domanda prima della chiusura della trasmissione di questa sera io la voglio fare al presidente Palmucci. Palmucci, prima che si possa realizzare quanto auspicato da Scalisi, quindi che qui sia una, diventi una città invasa, in positivo lo dico Scalisi, invasa da giovani, quindi di un turismo che possiamo anche definire poi di massa in questo caso, l'ENIT non potrebbe inserire nelle proprie campagne di promozione, poi ciclicamente fate delle splendide campagne di promozione, ricordiamo l'ultima che avete messo in onda in tutto il mondo, quella campagna con tutti i manifesti storici che raccontavano le bellezze dell'Italia, avete fatto una campagna molto importante, ricordo anche con dove avete messo delle immagini dei luoghi più belli dell'Italia, addirittura sui barattoli di una crema spalmabile, non dico qual è il nome, secondo me è un qualcosa veramente che arrivava nel cuore, nella voglia poi di visitare quei luoghi. Ecco, non si potrebbe suggerire in una vostra campagna di visitare questi luoghi della Sicilia che non sono ancora contaminati da un turismo di massa e che con semplicità possono far vivere veramente una natura ancora selvaggia e incontaminata? Assolutamente sì, cioè, proprio il nostro obiettivo è proprio quello, il nostro lavoro sta proprio nel cercare di promuovere tutta l'Italia, ripeto, lavorando con i comuni, lavorando con le regioni, ma proprio per raccontare, adesso in questo momento abbiamo bisogno di turisti anche in quelle che erano le destinazioni che non soffrivano di sicuro di mancanza di turismo, però dobbiamo guardare al futuro e per cui io credo proprio che uno dei compiti nostri sta proprio nell'andare a raccontare ai diversi target, che non sono soltanto le diverse nazionalità, ma sono anche le diverse generazioni, quindi dalla generazione dei baby boomers alla generazione Z, ai millennials, cioè noi abbiamo la possibilità di soddisfare, nel nostro paese abbiamo la possibilità di soddisfare le aspettative di tutte le diverse generazioni, per cui abbiamo un plus enorme. Non dobbiamo concentrarci soltanto, e anche a livello di destinazioni ci sono destinazioni che avranno una maggior facilità ad offrire un turismo per le famiglie piuttosto che per i giovani, piuttosto che per la generazione, diciamo, silver, perché non diciamo anziani perché assolutamente, ma i silver. Ma in questo modo io credo che lavorando, guardando in positivo quello che abbiamo vissuto e quello che stiamo vivendo. Io come Totò lavoro nel settore del turismo da più di 30 anni, lui anche magari qualche anno di più di me, però insomma sono più di 30 anni che lavoro nel turismo. E io ogni tanto lo dico e lo ripeto, ma mi piace ricordarlo, che è da tanti anni, anche quando ero in Confindustria, anche nel mondo quindi della ricettività, e dicevo che chi lavorava nel turismo, che ha sempre avuto, sempre messo in evidenza una grande passione, perché la passione è fondamentale e la capacità di accoglienza dei turisti è fondamentale per poter fidelizzare. Però dicevo che molto spesso era il periodo, la prima volta che l'ho detto era il periodo in cui era stato appena eletto presidente degli Stati Uniti Obama. E dicevo, è un peccato perché effettivamente il turismo in Italia, siamo ancora all'epoca di Martin Luther King quando diceva "I have a dream", un sogno, mentre invece dovremmo essere nel US we can, cioè possiamo fare, ce lo dobbiamo fare. E io credo che
quanto è stato vissuto e stiamo vivendo in questo momento deve essere proprio da sprone a cercare di guardare avanti, a cercare quindi di accelerare in quella ripresa. Quella ripresa, e anche questo è un altro esempio che ho sentito e che mi piace moltissimo, è ricordiamo quello che è successo negli anni, credo, 70 con lo scandalo del metanolo per il mondo del vino. E che ripresa ha avuto il vino e quanto ormai l'enologia e il prodotto del vino di tutte le regioni un'eccellenza ormai. È diventata ormai un'eccellenza. Quindi dobbiamo guardare a questo anche per quanto riguarda il turismo, sicuramente ci sarà una ripresa e dobbiamo cogliere questa opportunità per evitare di fare degli errori e per dare un'accelerata in maniera tale che questa crescita del turismo diventi strutturale. Grazie Palmucci, permettetemi di ringraziare di nuovo i miei ospiti. Gaetano Fausto Esposito, direttore del Centro Studi Tagliacarne, Totò Scalisi, operatore ed esperto di turismo, Ivo Blandina, presidente della Camera di Commercio di Messina, Giorgio Palmucci, presidente dell'Enite Internazionale Italiano del Turismo e anche il sindaco Bidini che ha dovuto abbandonarci durante la trasmissione. Termina così questa quarta trasmissione del ciclo di incontri d'estate 2021, prossimo appuntamento a Taormina sabato mattina. Seguiteci con attenzione. Grazie a tutti e buonasera.